come all'Antonio Albanese. Ci siamo, no? E da questo periodo che mi è ritornata questa cosa di Antonio Albanese, che è ritornato anche in teatro. E non è finto Pierpaolo, è di una, cioè è cambiata l'espressione appena ci siamo messi in diretta. Come vi avevo diciamo anticipato ieri nel post, con Pierpaolo ci siamo incontrati qualche giorno fa in strada. È stato bellissimo perché sono stato io a tirare il freno a mano della mia macchina, scendere, soprattutto salutarlo prima di tutto, perché la persona quando è semplice merita sicuramente anche la derapata, se è il caso. Quindi Pierpaolo, a casa di Pierpaolo Ficara, dopo la mia prima intervista con lui, se non ricordo male, 5 anni fa, sì, è stato questo l'anno in cui vi dovevate anche sposare. Sì, era 2000... Ricordiamo questa cosa perché c'è la moglie che non è inquadrata, però vuole capire e sapere se noi dementi umani maschili siamo in grado di ricordare delle cose importanti, ok? L'altra cosa importante è che sei diventato papà. Sì. Ok, quindi questa cosa è l'altro passaggio di vita, no, Pierpaolo? Da un anno. Da un anno. Quindi la parte, tra virgolette, dell'uomo che ha voluto... L'audio non si sente. Grazie Roberto, grazie. Ciao Figo, ciao. Ma io ce l'ho tarato l'audio, quindi aspetta un attimo. Mentre siamo in diretta, accendo l'altro telefono per vedere se funziona. Così andiamo... È tutto in diretta, quindi Roberto Scazzone, ciao Figo. Non so se l'hai detto a lui o a me, certo. No, sì. Ok, no, interessante. Interessante. Un attimo, verifico l'audio, perché poi siamo in diretta, quindi sapete un po'. Mare, l'audio c'è. Iso volume o telefono tua. La prova c'è. Vi abbiamo chiesto, saluti a Rosolino, ti aspettiamo per il panettone personalizzato. Vabbè. La nuova casareccia, cioè, ok, già siamo nell'occulto pubblicitario perché ci regalano il panettone perché siamo due personaggi, Scalzone scalza la grande da subito. Ciao Ciccio Casicci, intanto salutiamo, ora tu qui incontrerai gente che fa calcio, gente che fa ciclismo, gente che fa i polizie, gente che comunque vive alle dirette del Monti con grande serenità, quindi... c'è Stefania Loreto, Ciccio Casicci, Marco e Olga Motta, Michele Cugino. Ma siete aperti oggi, cugino? È giovedì, non mi ricordo se voi siete aperti, perché volevo passare per salutarvi. Sebi Alessandra, Marco, ok, Roberto Scalzone, ma l'audio non si... Marco, Maria Cristina Giuliano, Velasco, Giordano, Emanuele Salonia, Emanuele Merola, non è il cantante. Manu, non glielo dico che non sei il cantante, vabbè, cioè, perché magari pensano che io abbia anche la parte neomelodica, non ce la faccio. Ciao Presi, presidente del direttore sportivo del Real Siloso, e il GS Gruppo Rosario Gallo ti può essere utile, perché è una grande azienda. E il signor Gallo è uno che nello sport ci ha creduto, è stato nel calcio per qualche anno gestendo lo Scordia. Quindi io qui ho un professionista del ciclismo, presidente. Quindi adesso raccontiamo un ex po' calciatore. Ex calciatore, però ha capito che con i piedi non riusciva a correre e a calciare, e poi ha capito che poteva rullare. Allora è diventato un grande ciclista, e adesso la sua carriera si sta delineando. E parliamo di questi 5 anni, partendo proprio da voi, no? Casa, famiglia, quiete, serenità. Questo poi alla fine... è il giusto premio per l'uomo nella singola vita, no? Sì, diciamo, giustamente, al di fuori dell'attività sportiva o quello che può essere anche il lavoro, alla fine ogni uomo, penso che la famiglia sia la realizzazione dei propri sogni, no? Dei propri obiettivi anche nella vita, ecco. Tu, da tradizione, perché comunque sei cresciuto, sei di Canicattini Bagni, paese piccolo, il simbolo della famiglia, hai fatto anche per anche dare un senso al fatto che poi tu sei diventato un personaggio che gira il mondo, perché il ciclista professionista fa sacrifici, sta lontano dalla famiglia, quindi hai voluto subito iniziare da lì per far capire che poi era una cosa seria il tutto. Ma, o è stato amore cieco da parte di lei che ti ha attanagliato e ti ha detto ora tu il cane non ti muove? No, guarda, alla fine... A me piace tanto viaggiare, piace scoprire posti nuovi, quindi all'inizio, prima di sposarci,
avevamo optato anche per un'eventuale convivenza fuori, no? Anche perché tu consideri che io quando viaggio per le gare mi muovo, devo sempre Sì, prendere due esatto. aerei in più rispetto a quegli altri, Perfetto, no? bravo. E quindi anche per una cosa più conveniente. Però, Lei vince in questo se... momento, possiamo dirla in diretta, cioè lei ti ha posto la condizione? No, O con aspetta. me o con la bicicletta. No, però Si è allontanata da te. lei, mia moglie, voleva prima sposarsi nella convivenza e quindi abbiamo deciso, una Avete volta deciso sposati, di abbiamo stare. deciso di rimanere qua. E 5 anni io ti ho conosciuto a casa dei tuoi genitori, no? È stata bella quella esperienza. Oggi è un po'. Adesso siete indipendenti. Tu, lei, la bicicletta, riesci a metterla da parte a casa? Riesci ad essere sereno da questo punto di vista? O la bicicletta è sempre nel mezzo? Ma diciamo la C'è gente che si mette bicicletta, la sì. bicicletta. Ecco, No, lì questo nello è. È sgabuzzino lì ti là, volevo dire sì, questa no, cosa. però sì, per un ciclista professionista Morì di rudano. Scusate, carriera tutto cose. Vai, vai, la vai, bicicletta è il fulcro, no? Cioè, vai. È del lavoro, sto, l'anima, no? diciamo che la Ecco. mia giornata alla Questa fine è la tua professione, poi, non è gira solo lo tutto sport. attorno alla bicicletta, per dirti magari un'uscita il sabato sera o la domenica, se l'indomani ho da fare dei lavori specifici o parecchie ore in bicicletta, preferisco evitare. Vabbè, ma no, dai. Scusate, ma si sta emozionando il telefono. Non l'ho toccato, vai. Preferisco evitare e farla È tutto magari nella diretta, è pazzesco. il giorno in cui, cioè la sera, cui poi il giorno dopo riposo poche ore, Tu capito? oggi quanti anni c'hai? 28. È un'età importante per l'atleta e per Sì. l'uomo, no? I 5 anni da professionista, dall'inizio ad oggi, perché domani non ancora deve iniziare quest'anno. Allora, per ogni anno hai qualcosa che noi non sappiamo da poterci dire. Cioè che tu non hai potuto raccontare, non hai voluto raccontare, allora è tenuto per te una forma di outing, però una cosa l'anno ti chiedo in questi 5 anni. Alla fine gli anni sono quasi sempre tutti uguali e non c'è mai niente di... c'è qualcosa di nascosto, più che altro è i sacrifici, no? La gente vede il prodotto finito, vede magari che arrivi lì alla gara, arrivi mai con i tuoi piazzamenti oppure le tue delusioni, defiance, quello che vuoi, però non vedono la preparazione, i sacrifici che ci sono dietro, no? O per dirti, arrivare a quel certo livello. Ecco. Come quando è stato degli incidenti, Sì. cioè ho avuto l'incidente, poi stop di 6 mesi E sei e sono ripartito. ritornato. La gente mai hanno visto Non il l'hanno visto risultato al comunque, Giro della bravo, però Toscana non o l'hanno alla visto. Coppa Costone, Esatto. però non sai i sacrifici, le E le privazioni, paure, anche le eh? paure, Le sì, paure certo. di non poter diventare, non di non ritornare a vivere, di non poter ritornare ad essere. Sai, la paura il primo anno, quando ho avuto il primo incidente in America, avevo il dubbio, no? Non sapevo cosa mi aspettava. Mi sono buttato a capofitto, però non sapendo a cosa andavo incontro. Sì. Invece nel secondo anno, quando, cioè il secondo anno, dopo quando ho avuto il secondo Sì, incidente, perché tu ne hai avuti uno dietro l'altro, no? a Cioè, distanza di comunque un anno e mezzo, bestiale, bestiale, ho avuto il bestiale. primo nel 2016, metà 2016, 2017, che tra l'altro è stato, penso, a livello ciclistico in cui ho avuto i risultati migliori, forse no, però ho avuto le 3 vittorie, ecco, capito? E poi nel 2018, gennaio 2018, ho avuto l'altro Altro incidente. incidente. Nel secondo, già quando ero lì in terra, avevo visto che ero messo abbastanza male. E la paura, cioè, sapevo a cosa andavo incontro, sapevo cosa mi aspettava, Quindi eri capito? consapevole? Sì, sapevo cosa dovevo affrontare per ritornare di nuovo ad alti Non livelli. hai avuto il fatto di dire porca miseria, lascio e vivo semplicemente come persona normale. Sai, alla fine mollare è facile, dire basta, basta, se voglio dico basta, ho chiuso, finisco. Però il bello è quello là di ritornare a prenderti qualcosa che ti spetta, capito? Cioè, impegnarti, porti quell'obiettivo, arrivare a
quell'impresa, piccolo o grande che sia, in cui nel mio caso è stato, per dire, un grosso risultato, capito? Sì. Nei due incidenti c'è stato qualcosa di simile al momento in cui, non tanto che sei salito in bici, quindi allenamento, riabilitazione, ma qualcosa di particolare che ti hanno poi accomunato mentalmente nel momento in cui hai messo il numero? La prima gara dopo ogni singolo incidente. La fatica. La fatica, quando manca il ritmo nelle gambe è tosta. È tosta, vero? Sì. E poi, le due gare quali sono state? Te le ricordi? Una... Allora, la prima è stata, dopo il primo incidente, sì, è stato il Tour of Alberta in Canada, che tra l'altro prima tappa 2 gradi, grandine, 190 km, vento laterale. Cioè, dalla serie forse era meglio infortunato, cioè perché ti è passata questa idea, questa cattiveria? Dalla serie che... praticamente c'era un GPM dopo una 20 chilometri e avevamo Celano che era in condizione di poter prendere la maglia di GPM. Vento laterale, teniamolo davanti, tutti disposti a ventaglio, io primo che tiravo, prendiamo questa salita, la fanno a blocco e mi stacco. Mancavano 180 km all'arrivo. Già era un uomo solo, non al comando, no. Ma aiutatemi! Col GPS lo cercavano in Canada. Fortunatamente non ero solo. Ah, ecco. Eravamo in 6-7 poveri disgraziati. Fantastico. Tra cui non posso scordare mai, c'era Stijn De Volder, vincitore, sì, di 2 giri delle Fiandre. Ok. Era lì con me. A un certo punto lui, bandiera bianca, si è fermato. Porca puttana. E adesso? Cosa faccio? Ma lui, porca miseria, io devo fare ancora 170 km e nulla. Mi sono fatto di coraggio insieme a quegli altri poveri disgraziati. E poi ad un certo punto mancavano 30 km all'arrivo, abbiamo ripreso il gruppo. Praticamente davanti si era spezzato, è andata via una trentina, il gruppo si era fermato. E quindi, diciamo, arrivare nel gruppo è stato importante. Però è stata un'agonia. Oh, senti, il ciclismo... con il maltempo, dobbiamo anche spiegare che, essendo che magari voi siete sotto contratto, si deve andare, giusto? Cioè, certo. Non c'è il ciclista che può rinunciare, ed è un grande rischio, perché forse è lì, non in cui dici, ma posso correre in asfalto, in strada, con questo tempo? Ma, diciamo, se in allenamento, magari se è una giornata un pochettino così, che... è brutta, magari hai lavorato i giorni prima e quindi ma ci sta, eviti, no? Sì. Però in gara, giustamente, la gara è gara. La gara è gara. È quello per cui sei pagato. Nel primo, allora, tu hai passato il primo incidente. Ora ti faccio chi realmente, di tutto quello che è stato il mondo social in quei giorni, ti ha scritto in privato, ti ha mandato messaggi. È stato un gruppo ampio di soggetti e di persone, o è stato il classico momento dell'incidente, la fotografia, e poi non c'è stato più contatto? No, meno male, devo dire, tutti, parecchie persone, ma sempre, in qualsiasi, o incidente oppure per le mie vittorie, per le mie, quindi tu hai mantenuto una linea proprio di rapporto affettivo con il tuo pubblico? Quasi tutti, o meno quasi tutti, sì. Ma chi non ti ha fatto, lascia stare, togliamo il nucleo familiare, perché quello ce l'abbiamo a prescindere. Chi è stato vicino a te? Il direttore sportivo del tuo vecchio gruppo sportivo? Gli amici? Un gruppo di ciclisti ben precisi? Dei nomi più famosi qualcuno ti ha scritto? Se riusciamo a poter dire queste cose. No, certo, certo. No, tra quelli più famosi, diciamo, c'è Damiano Caruso, che si è sempre fatto sentire, si è messo a disposizione quando ho avuto gli incidenti. Lo stesso Paolo Tiralongo, per dire, con Paolo... ho un ottimo rapporto, no? Anche d'amicizia, così, togliendo il nucleo familiare, diciamo, giustamente sono quelli che conosco un po' di più. Perfetto. E quindi meno male, però poi tutti. Il tuo gruppo vecchio sportivo ha fatto tanto. Sì. Cioè, devo dire che non è stato il classico rapporto atleta al gruppo sportivo, è stato qualcosa di molto più... cementato, credo, almeno da quello che è stata la storia di questi anni. Sì, no, devo dire che, cioè, l'amore e vita con me si è comportata veramente bene, cioè sono stati sempre attaccati a me, diciamo, anche non solo a livello sportivo, ma anche a livello umano. Umano, è quello che io volevo. Sì, quindi ora anche questo fatto di cambiare per me non è più una cosa, diciamo, umana, ma solo sportiva, capito? Mi dispiace per un
Per un certo senso, però è anche vero che alla fine è giusto che a un certo punto le strade Si si possono separino. portare. Ecco, la tua nuova esperienza, portata dal fatto che hai indossato la maglia della nazionale. Io credo che lì, insomma, il cuore Diciamo è. O che volente o nolente è la maglia azzurra, no? è una grossa responsabilità. Per quanto io l'abbia inseguita nelle categorie giovanili, mi è sempre sfuggita. Riuscendo a indossarla da professionista ha anche un altro peso, no? Infatti, lo scorso anno, quando sono stato già convocato lo scorso anno, le aspettative erano differenti, però non mi sono saputo ben comportare. Non so se era l'emozione, perché venivo da un quinto posto 3 giorni prima alla Coppa Agostoni, dove era Esatto, premondiale, dove erano presenti tutti. E al Giro della Toscana e Coppa Sabatini un po' in sordina, al di ecco, sotto delle capito? Sì, aspettative. quindi diciamo che forse un po' l'emozione Quindi l'ho ti senti di pagata. aver perso il mondiale come convocazione No, o no, no, no? quello no, lo sapevo, cioè lo sapevo già, cioè, i nomi erano altri, quindi giustamente, certo, se avessi vinto tutte e due magari sarebbe stata un'altra Tu cosa. ti hanno lasciato il completino o l'hai restituito? No, 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 me Ok, l'hanno no, perché lasciato. sai, cioè, non si sa mai queste cose come vanno, No, quindi ecco. per quello sì, me l'hanno lasciato. Infatti la maglia l'ho messa lì. Ah, ecco, la vedo, è qui. Non l'avevo vista, vero? Ecco, cioè, Allora, tu c'hai la maglia bianca, poi. del GPM di Almaty. Ok, dopo quando finiamo le inquadro, Sì, ecco. sono le uniche due maglie che ho messo, anche perché, vabbè, la maglia azzurra la inseguivo, ti ho detto, Sì, giustamente. da parecchio e l'ho No. voluta. Ed è stato il coronamento di un Di sogno, un anche perché era sogno. proprio un sogno indossare la maglia azzurra, anche per un giorno, era proprio un sogno che avevo. Mediaticamente la maglia azzurra dà una spinta in più di visibilità, Certo, no? certo, Il certo. Sì, nome che gira infatti. nella nazionale è qualcosa di diverso del gruppo sportivo, tranne se non fai parte del tour di quei gruppi importanti, ecco, no? Sì, infatti quando la gente magari, quei pochi che mi conoscono, mi fermo per strada, mi ricordano sempre la maglia azzurra, il fatto che sono stato in nazionale, sì. Nessuno ti ricorda che magari hai vinto qualche gara. Sì, vabbè, questa gente lo dimentica Lo dimentichi. facilmente, anche Ma le perché. tre vittorie tue quali sono? Allora, la prima è stata in Eritrea, il North Bank, il Red Sea, che tutti magari dicono in Eritrea, in Eritrea, Eritrea porca minchia, in volavano. Eritrea volavano. Cioè, è proprio questo poi che deve venire fuori. In Me l'hanno Eritrea andavano. fatta sudare, te la racconto in Sì, breve no, ma praticamente. dobbiamo raccontarle queste cose. Partiamo deserto, eravamo Perché solo noi, lì deserto, deserto, solo noi corridori. nemmeno i cammelli e le oli Sì, ogni c'erano. tanto qualcuno attraversava la Ah, ecco, strada, c'era. i cammelli, I leoni leoni lasciamo da no, perché parte, ti no, immagini, insomma. i cammelli. E partiamo subito, facciamo un po' di ventaglio con la mia squadra, così e rimaniamo una ventina, di sta ventina rimaniamo in sei. I sei che erano tutti stranieri, tutti meno male un po', cioè africani, Sudafrica, Eritrei, Tu eri uno Ruanda. dei pochi europei in quel gruppo, Sì, tra mettiamola l'altro il così. direttore sportivo mio mi fa: guarda che ti collaborano perché ti vedono scuro, E e quindi quindi non diceva, immagino. pensa. Attenzione, non stiamo dicendo una cosa cattiva in questo periodo, non possiamo dire niente, perché lui ha un No, colore scuro, no. cioè non vorremmo creare uno No, status polemico assurdo. no. No, no, mi fa: guarda, non lo sanno che Vabbè, sei non lo sanno, italiano. no, siciliano, siciliano, quindi quasi africano, no? Sì, Cioè, perché tra l'altro erano abbastanza. Tra loro erano abbastanza uniti perché uniti. giustamente la gara di casa, e quindi. Infatti a noi veniva un pochettino difficile anche perché avevamo 90-100 persone contro, e quindi. Però siccome mi collaboravano, dice: non glielo dire che sei italiano, va bene, quindi. Continuiamo, alla fine prendiamo questa salita finale, loro sempre uniti, anche se erano di nazionalità Sì, però differente. compatti. Sì, mi hanno preso, cioè venivano sempre a chiudermi. Cioè, no, magari, che so, scattava uno un altro e loro lo Lo lasciavano lasciamo andare. aperto. Se partivi tu, Sì, venivano a chiudermi, allora tutti Pierpaolo coerenti. sapevano chi eri. Dai, mettiamola Però così, sapevano. fino alla salita mi è andata bene. Prima questa salita, a un certo punto eravamo tutti finiti, io compreso, non riuscivo più ad andare avanti, ho detto: ah, mi metto a tirare, ma non stanno a ruota, e poi Sì. siamo arrivati in volata E e sono sei riuscito a riuscito. vincere. E quella è stata la prima. In Eritrea la prima vittoria. Hai rotto qualcosa nel cuore?
da questo punto di vista, proprio come persona, non tanto come ciclista, come persona. Ah, vabbè, mi mancava dall'anno prima, perché giustamente con l'incidente e tutto non ero riuscito ad esprimermi, nonostante anche il quarto posto all'Appennino e il settimo alla Coppia Bartali, però poi non ero riuscito ad esprimermi al meglio, quindi mi mancava la vittoria. E non so, forse mi ha dato morale, perché poi dopo di lì sono andato al Giro d'Albania, al Giro d'Albania ho vinto un'altra tappa, la prima tappa, e dopo neanche una settimana in Francia ho rivinto la mia terza. Ma tu come ti sei trasformato come ciclista? Oggi rientri in quello che vuole il mondo, quindi un atleta poliedrico, stai lavorando per questo o sei rimasto con le tue caratteristiche? Diciamo che principalmente la mia caratteristica è di passista scalatore. Sta nella stazza, ma sì. 87 non potrei essere mai un scalatore puro, no? Però, come vediamo oggi, tutti i grandi scalatori... Stanno anche in strada, alla grande. Sì, ma sono abbastanza alti, no? E quindi, diciamo, caratteristica principale è quella lì. Poi, non ho mai avuto la cultura della cronometro. Quelle poche cronometri che ho fatto sono andato piano. Quindi ti manca la sincronizzazione, quindi il tempo, l'obiettivo in una media distanza, cioè non riesci... Io penso che alla fine... O è un talento anche quello? A prescindere, è un talento anche quello, si deve essere portati per l'cronometro, però poi va anche lavorato, ecco. Io non ho mai avuto, per dire, una squadra che insistesse sul fatto della specialità dell'cronometro, no? E quindi magari forse per questo l'ho anche un po' trascurata. E poi come velocista, io nasco come velocista, quando ero piccolino vincevo più in volata che in salita. Okay. E adesso mi sono un po' trasformato con l'età, giustamente le caratteristiche cambiano, però negli arrivi un po' ristretti da gruppo di una ventina di corridori me la cavo. Diciamo che se... la strada tende a salire gradualmente, la tua spiccata caratteristica viene fuori. Certo. Se invece è rampa secca, un pochino... Sì, un po' meno esplosivo, un po' più da salite... Il tuo rapporto ideale? Rapporto meccanico, qual è la tua pedalata? Qual è il rapporto che tu lo metti? Rapporto ideale o la cadenza di pedalata? Certo, la cadenza di pedalata ideale è sulle 85-90 pedalate, quindi una pedalata agile. Agile, molto agile. Non ti alzi spesso in bici? No, non tanto, ecco. Magari un pochettino sì, però preferisco andare sull'agilità, sul passo. Hai cambiato bicicletta? Rimane sempre quella? No, com'è? No, la bicicletta viene data in dotazione dal team. Che tipo di bici c'hai? Possiamo anche dire il marchio, perché credo che sia stato ufficializzato, no? Sì, il prossimo anno avremo delle Cerbelo, che sono le biciclette in dotazione del team. Mm-hmm. E sto aspettando che... Ti hanno misurato? Perché so che comunque si lavora chirurgicamente, ma guarda, su queste cose, ormai è standardizzata. Poi te l'hai in carbonio, le varie aziende hanno le forme, quindi si va di taglia in taglia. Poi è il ciclista che si adatta un po' alla misura del telaio, sai, alzando la sella... Sì. Non è 60-90-60, cioè no, non è questa cosa qui. Non è più come una volta. Il tuo nuovo contratto, il gruppo sportivo ti conosce dove? E come si chiama il gruppo sportivo? Sì, il prossimo anno correrò col team Sapura Cycling, una squadra valenciana. Ecco, ma è Pro Tour com'è? Continental. Perfetto. E i primi contatti con la nuova squadra sono avvenuti dopo il Tour of Almaty in Kazakistan, dove erano presenti anche loro, quindi nel circuito asiatico, e nulla, erano interessati, così io ancora ero in piena attività, quindi ho detto vediamo, però un po' non l'ho trascurata, però un po' l'hai attenzionato, sì, da solo un pochettino, perché meno male, cercavo anche qualcosa di grosso in Europa, visto che poi era arrivato il quarto posto al Giro della Toscana, la maglia azzurra, ecco, non è scattata la scintilla, ma non lo so, delle volte. Ma tu ce l'hai un manager, un direttore sportivo, un operatore di mercato? Perché poi a un certo punto chi fa da sé non fa per tre. Certo. No, io in questo, cioè, ho in quel periodo lì, ho tuttora ho Paolo Alberati con Maurizio Fondri, che più che altro non è un amico, non mi fa da procuratore, però mi dà una mano da amico, lo conosco da tutto. Quindi, ma
hanno dato una mano loro, però non so se non si è venuta a creare l'opportunità giusta. Questo gruppo Continental, diciamo, tu dove gareggerai? Dove ti sposterai nel mondo? Sì, effettivamente, perché questo è un ti sposterà nel mondo. Non sì. è più Europa, giusto? Anche in Europa, infatti mi dicevano che avevano parecchia intenzione di correre in Europa, e... però giustamente essendo squadra asiatica predilige il calendario asiatico, no? Tra l'altro vincitrice della Coppa Asia quest'anno, e quindi guarda, l'inizio di stagione avverrà il 14 gennaio al New Zealand Classic e poi mi sposterò in Malesia per il Tour de Langkawi. Quindi è il primo obiettivo stagionale. Sei un il ciclista di punta o sei il ciclista che determina poi un gruppo di ciclisti importanti nella tua squadra? No, chi c'è, se ci sono nomi magari nuovi che stanno crescendo, conosciuti? Certo. Sì, in parte c'è un altro ragazzo italiano, Celano, Danilo Celano, oh, Danilo. Che ha corso con me quest'anno alla Morelli. Okay. Sì, esatto, sì. E quindi diciamo saremo gli unici due italiani. E poi come squadra... è cresciuta parecchio questa, cioè crescerà parecchio il prossimo anno, ha preso diversi corridori appunto per avere diverse opportunità di vittoria, infatti anche con Danilo, per dire, faremo sì alcune gare insieme, ma sostanzialmente faremo gare divise perché la squadra appunto vuole più obiettivi, più... Loro lavorano giustamente in un fattore anche di calendario dove non ci sono le grandi tappe, ma ci possono essere delle grandi classiche sia in Europa che fuori dall'Europa. Guarda, come squadra è una squadra che fa parecchie attività, se non doppia anche tripla attività, infatti io correrò New Zealand Classic, Langkawi e Hainan in Cina, e tra l'altro un gruppo farà per dire l'Eran Tour in Australia e Tour of Oman e tutte quelle gare lì, San Juan. Te la faccio la domanda, ma in Italia ti vedremo? Ma lo spero, spero. Io so di una tua possibile partecipazione al Giro di Sicilia, almeno questa è l'indiscrezione che lancio. Sì, ma la squadra vorrebbe partecipare, quindi vediamo se riceverà l'invito. Lo spero, dal siciliano. Tra l'altro ho saputo, non lo so se di certo, però la prima tappa dovrebbe partire da Siracusa. Sì, almeno questo si dice in quello che abbiamo letto, perché poi realmente ancora non è, sì, è uscito, ma non riusciamo ad avere, anzi se Caps segue la mia diretta, se può darci informazioni su questo Giro di Sicilia, perché ce ne sono due, uno amatoriale e uno professionistico, non fate confusione su questa cosa che è venuta fuori qualche settimana fa. Sono due, quello amatoriale che fa come logistica noto, ma è amatoriale, che non è una gara ciclistica a tappe, ma hanno dei passaggi cronometrati. Il Giro di Sicilia è quello con cui stiamo parlando oggi con Pierpaolo Ficarra. Il completino ancora non te l'hanno dato. A parte che il contratto con la Morebita scade il 31 di dicembre. Come un normale. Quindi fino al 31 dicembre sono obbligato. Senti, sei uscito con Vincenzo? Hai fatto qualche passeggiata? No, non ho avuto modo, anche perché diciamo... Ecco, in questo caso com'è i rapporti? Cioè, gli amatori si ci attaccano come ventose. Tu che fai parte di un altro gruppo sportivo forse magari non viene bene. No, giustamente alla fine ognuno ha i suoi programmi, segue i miei programmi di allenamento. Ah, quindi ecco, ma nemmeno per un classico dici ok, vengo per 20 km, ciao Vincenzo, come siamo? Nemmeno in siciliano, niente. Niente. A parte che... Non ti voglio mettere in difficoltà. No, a parte che capisco magari... cioè il ritiro di squadra, sono lì come squadra per stare insieme, così magari non lo so, l'amatore ha piacere a fare la foto. Ci sono delle vibrazioni del suo palazzo, che cos'è? Io il campo sportivo stanno facendo. Ah, ecco, cioè sì, perché mi stavo preoccupando, però vedevo la sua serenità e ho pensato passa la metropolitana, che negativo, non lo sapevo, quindi però ecco, mi ha spiegato. Al campo sportivo. Al campo sportivo stanno facendo il campo sportivo. Sì, lui è adiacente allo stadio. E Vincenzo dice che le strade siciliane sono belle perché fanno il ciclista si trova bene, cioè sono dedite al ciclista. È una contraddizione assurda o realmente c'è qualcosa di vero? Spieghiamolo tecnicamente, che significa adeguata all'allenamento o adeguata ad alcune gare. Ma guarda, a parte il clima in Sicilia, lì non ci piove,
e poi effettivamente non sono strade trafficate. Cioè, cioè, ci alleniamo al nord, i paesi sono tutti vicini, quindi magari trovi devi fare 5 km, trovi 3, 4, 5 semafori, cosa che da noi se non vai nelle proprie centri Vabbè, ma tanto, città. certo, magari avevi i semafori, non è che... No, quindi però anche a livello di strade, di allenamenti, di percorsi, infatti io anche d'inverno preferisco rimanere a casa in Sicilia piuttosto che andare in un'altra Allenamenti in città. altura, li fai all'Etna o già c'è qualcosa che farai fuori nel momento in cui ti riunisci con la squadra? Non lo so, so che sono in programma ritiri in altura con la squadra. Dove ancora non lo so, però io personalmente, infatti quest'anno ho periodi che sono rimasto a casa, appena ho avuto periodi di 10-15 giorni, ho approfittato per andare sull'Etna. Tu adesso devi imparare più lingue. Ma O ti interfacci con il classico inglese. l'inglese, in squadra parlano Tutti in inglese. l'inglese, sì. Ok. Alimentazione. Chiederai qualcosa che ti arrivi da qui per non sentire la nostalgia? Perché di base. Soprattutto è il palato in un certo senso, oppure sei atleta ormai e quindi riesci a fare a meno della coccola culinaria di casa, cioè perché poi è una coccola Diciamo comunque. che noi italiani, specialmente siciliani, siamo un po' viziati sull'alimentazione. Infatti, magari rispetto ad altri ragazzi di altri paesi, quando vai all'estero un pochettino ne risenti. Però alla fine l'alimentazione del ciclista è un po' semplice, specialmente durante le gare, no? Il classico riso, le verdure, il pollo, quello si trova facilmente. Poi se ognuno magari ha delle esigenze, tipo la Nutella te la porti da casa. È venuto fuori l'affetto, che gli manca, cioè cucchiaiate di Nutella spalmate per sentire diciamo meno la mancanza affettiva, perché la Nutella ha questa prerogativa mentale, però poi è proprio il palato. E nel tuo viaggio nuovo, no? Ti porti qualcosa del vecchio? Ti porti qualche oggettino, qualche simulacro, qualche amuleto, no, simulacro, qualche amuleto? E No. poi da ogni luogo ti porti qualcosa? Una calamita? Sì, Una... calamite. eccole là, perfetto, ho Le visto. calamite. Mi piace Ok. collezionare calamite. L'unica cosa, però come scaramanzia o che ho, No, no, vero, non... non sono legato. Nel mondo di molti sport c'è il momento della concentrazione, no? Quando magari sei da solo, scendi la bici, chi te lo fa per te? La preparazione alla gara. Tu ascolti musica, leggi qualcosa, ti chiudi in te stesso, apri il telefonino e magari vuoi guardare che cosa, guardi che cosa. L'ultimo Diciamo, messaggio, l'ultimo saluto, sì. prima di entrare, nel momento in cui metti il casco, attacchi le scarpe, no? La bici e... Sei Diciamo che prima di iniziare ogni gara, prendo il telefonino, sento mia moglie, adesso anche il bimbo, così li saluto e lì. Ma ha poi. già detto papà e mamma? Sì, A chi ha che cosa ha detto prima? papà. Però non lo dice più, Abbiamo un problema a casa, cioè su questo non ci sono. Ieri No, no. prima papà è un problemissimo nel tempo. Adesso non lo Però dice non lo più. dice più. Ha capito Diamo. sbaglio. Ti dico, ho detto, hai fatto una Non lo so minchiata. se nel frattempo ero via, gli ho fatto il Cioè, lavaggio del cervello. ma chi assomiglia Basta. dei due? Alla mamma. Ma Fortunatamente alla mamma, assomiglia perché è giusto dirlo velocemente, poi nel tempo, essendo figlio maschio, alla mamma. no, No, assomiglia no, no, no. alla mamma, sì. Obiettivo 2020, Vince, vince. Senz'altro vince. Poi stava facendo giustamente. Ci sono le gare più o meno importanti, per dire già il Tour del Langkawi in Malesia lo organizza la mia società, lo scorso anno l'hanno vinto, E hanno quindi preparato, cioè hanno fatto degli acquisti per questo, per rivincerlo, quindi quante tappe sono quelle? 8 credo. E quindi Avremo modo di seguirla, credo. Insomma, bene o male sì, cercheremo di. penso anche su Eurosport, di solito l'hanno fatto anche su Tu che Eurosport. rapporto c'hai con i social? Giusto. Giusto, Sì, sto parecchio sui social perché mi vero? informo. Sì, ma vorresti avere il tuo momento, chi magari ti possa produrre l'immagine? Tu non ce l'hai. No, Ti non mi è appoggi, mai capitata non ti l'occasione. è capitata sta cosa, non hai No. avuto nemmeno l'esigenza un po' di dire... Sinceramente, no, magari Si è aperta la porta a tutto. vedo gli influencer per dire che guadagnano, no?
Comunque sta ridendo perché sta vedendo la diretta e sta impazzendo, perché questa cosa del bambino che ha detto una volta papà e poi non lo ha detto più è già determinata il tutto nella storia di questa famiglia. Non, parti dopo le feste, giusto? Sì, ormai sì, già la gara è il 14 in Nuova Zelanda e quindi penso una settimana prima di dover essere lì. Beh, insomma, Pierpaolo, una cosa che non hai mai detto, una dedica, un messaggio, una forma di outing, dici quanto mi levo di qua, perché ognuno di noi ha, sai, un sassolino, un messaggio un po'... Un sassolino, cerchiamo la polemica. Non riesco a sbloccarlo, no, ce la voglio, diciamo, dare a che sono corta. Vabbè, io ci sto provando in tutti i modi. Lui è questo. È una persona molto semplice. E la cosa che la settimana scorsa, durante una presentazione a Noto di una squadra di bambini, lui ha mantenuto questa sua serenità, che comunque per fare sport ci vuole sacrificio. E io ripeto una cosa, e penso che lui sia d'accordo. Non punite i vostri bambini, i vostri figli a non fare sport, a non fare l'allenamento, puniteli a studiare, puniteli in altri modi, ma non vi distoglieteli dal fatto che magari in quel momento vostro figlio veramente gli piace fare sport. Non li puniteli togliendoli dallo sport, puniteli togliendoli da un po' di tecnologia, da fare quelle cose che non sono poi utili, no? Sì, senza dubbio. Ecco, tuo padre quante volte ti ha punito? No, sono stato abbastanza bravo, dai. Diciamo, però prima la scuola e poi il ciclismo. La cultura è cambiata del ciclista, e poi chiudiamo. Si innalza la cultura, si innalza l'atleta, no? Sì. Anche proprio l'impatto è questo. Sì, certo. Senza dubbio. Allora, ci sono molti atleti che anche riescono a conciliare sia studi che ciclismo, cose che a me non è riuscita, anche se mi sono diplomato, però alla fine non riuscivo a conciliare, perché da dilettante... ero sempre fuori, no? Poi di anno in anno cambiavo, una volta ero in Toscana, una volta in Veneto. Sta venendo fuori l'outing, il fatto di non aver completato gli studi in modo molto leggero. Sta venendo fuori che non è che ne sentissi la necessità, però magari anche quello poteva essere un obiettivo. Sì, è sempre qualcosa in più. L'università, ma cosa avresti voluto fare? Scienze dell'alimentazione. Mi ha detto ho mangiato bresaola, perché gli ho detto cioè, che differenza c'è tra bresaola e il prosciutto, la mortadella, cioè è, diciamo, più magra, si mangia più facilmente, eccetera. Quindi io che mangio mortadella mi stai rovinando la salute, quindi... però la mortazza è mortazza anche per un atleta, insomma, questo. E mortazza, ma vi capita di mangiare la mortazza o di la mangiare di nascosto con la pizza ecco. Sì, vabbè, alla fine gli sgarri ci sono, no? Vabbè, dentro lo spogliatoio, dentro l'ambito ciclismo è come gli altri sport, ci sono i momenti in cui si fa gruppo, no? Si raggira il meccanico, si gioca su queste cose. Sì, dai, ci sta, ecco, quindi... ma quasi sempre c'è il momento di lavoro, serietà che è la gara o gli eventi prima della gara, però c'è anche un parecchio scherzo, perché alla fine siamo una piccola famiglia, appunto, ecco, siete in pochi. L'età media del gruppo della squadra? Ma parecchio giovane. Quindi tu sei un po' uno dei più grandi? Sì, sono due o tre ragazzi più grandi di me e poi sono parecchi. Ma hai 28 anni per un ciclista, che annata è? Di solito è la maturazione. Sì, penso sì. In teoria tra i... anche se adesso si è abbassata di molto, vedi gente, ragazzi di 19-20 anni o come Bernal, 21 anni, vince già il Giro il Tour de France. Quali sono i ciclisti più forti quest'anno? Cioè quelli diciamo di fascia altissima, sempre quale è quello che ti piace di più? Sempre poi? I soliti, ma alla fine come ciclista in particolare... Che fa spettacolo anche, magari che è bello da vedere in bici. Come bello da vedere in bicicletta, Dumoulin mi piace stilisticamente, parecchio bello. Poi sono tanti, da sportivo io apprezzo le gesta di uno o dell'altro. Mm-hmm. Cioè... Ma Sagan è sempre una ruota all'aria? Sagan è fino a un fenomeno, cioè uno ci vuole nel ciclismo, uno come Sagan sta bene, sì, va benissimo. Grazie per Paolo Figara, casa Figara. Ora io vi faccio vedere delle cose dietro le mie spalle, eccolo qui, c'è l'albero di Natale, perché c'è, giro la fotocamera, alzo perché lei non vuole essere inquadrata, quindi lo faccio apposta, avevo detto che chiudevo con le maglie,
Questa è la maglia azzurra, Pierpaolo, sì, giusto? La maglia nazionale. E poi l'altra? E quella è la prima maglia che ho vinto dopo l'incidente, quindi... In un certo senso i pois sembrano i famosi cerotti che sì. Ho le ferite che non sono mai state cancellate. No. I tip top, no? Ecco, perfetto. Bene, vi saluto così. Rigiro la fotocamera. E ancora una volta, beh, è stata una settimana pazzesca di ciclismo per me, quindi lo ringrazio. Pierpaolo, dobbiamo andare... da Roberto per il panettone, forza, perché a questo punto è panettone e scalzone, ti sei venduto la fattura con il panettone più importante della tua collezione natalizia. Troveremo il modo di venire. Ciao, grazie. Grazie, ciao.